tocca a Costa, Goretzka, respinto il tiro e poi Inter in vantaggio con Mbappé. Inter batte Rangers 2-1 come in campionato. Tra le linee c'è Dybala, che arriva in zona tiro, riconsegna il pallone a Gnabry! Eccola qui, la continuità che chiedevamo, che sognavamo, Serge Gnabry, quarto gol nelle ultime due partite. Testa Tierney, teniamo alto questo pallone, bravi ragazzi. Attacco di Insigne per Vidal. C'è Gnabry, c'è Agüero vicino, c'è Tierney dentro dal Kun, che azione! Destro di Agüero! 2-0 e questo è grande calcio, tutti a casa, punto esclamativo! Con il gol del Kun al 90esimo, fa 10 in campionato e manda in paradiso i Rangers, adesso a meno 4 dal quinto posto, dopo essere stati praticamente all'inferno per metà girone d'andata. Adesso abbiamo tutto il girone di ritorno per sognare in grande. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nono episodio della Superlega. Dopo un ottavo diviso in due parti tra venerdì e domenica, ci siamo gustati parte del mercato perché abbiamo preso Koundé, che tra l'altro si è già infortunato, nonostante comunque un avvio positivo a livello personale, un avvio positivo che ha portato anche il club e quindi i Rangers a continuare, perché non a iniziare, l'avevamo già fatto prima, continuare a vincere. Questa infatti che vedete in basso è la classifica, siamo all'ottavo posto a meno 4 dal quinto, che come mi avete scritto nei commenti dello scorso episodio è un po' l'obiettivo giusto di questo episodio, continuare a risalire una classifica che nella girone d'andata ci ha messo tanto in difficoltà, ci ha fatto soffrire. Oggi invece è questa, oggi siamo nella parte sinistra, oggi possiamo provare a divertirci, lo faremo sempre con la maglia del Boca che ho preso sul sito che vi lascio in descrizione, visto che ha portato bene anche nello scorso episodio che è stato più che positivo. Vi ricordo anche prima di partire di seguirmi su Instagram per rimanere sempre più a contatto con me per qualsiasi tipo di cosa, o semplicemente perché seguite tanta gente su Instagram e io sono un bel ragazzo, umile soprattutto, modesto. Infortunio di Koundé, che comunque non è grave perché starà fuori soltanto 5 giorni, noi comunque attendendo il rientro di Kimpembe, rientro che c'è stato invece quello di Lorenzo Insigne, ovviamente noi gli consigliamo di continuare così, che cosa facciamo? Dobbiamo prendere un altro difensore, un terzino che è Amian, lui che è in realtà un centrale di nascita, diciamo, un centrale naturale, ma può fare anche il terzino destro. E quindi questo suo essere completo e duttile ovviamente ci mette nella condizione di puntare su di lui, anche perché a destra abbiamo soltanto Semedo. Scorso episodio in cui ci hanno un po' sbattuto la porta in faccia per Kelvin Amian, oggi riproviamo offrendo di più, valore di 9 milioni, lo abbiamo seguito, avevamo offerto 5 non sapendo minimamente il prezzo e non ci hanno risposto benissimo. Oggi quindi riproviamo per provare a portare a casa quello che sarebbe anche secondo me l'ultimo acquisto della sessione invernale. Mi avete fatto riflettere, ve l'avete detto nei commenti, avete ragione, meglio non muoverci troppo sul mercato, anche perché poi avevamo bisogno di difensori, avevamo pensato ad un portiere, anche se poi Buffon nello scorso episodio e in generale nell'ultimo periodo è cresciuto molto, e quindi semplicemente qualche rinforzo in difesa con dei soldi che però non abbiamo, quindi forse la situazione è meno bella di quel che sembra. Io a questo punto proverei a giocarmi la carta Tavernier prima di far tramontare nuovamente questa trattativa. Vediamo un po'. Perfetto, vogliono un conguaglio di 4 milioni che noi non abbiamo, però possiamo offrire, oddio, in realtà possiamo offrire 4 milioni e 9 perché li scala poi dal budget stipendi, quindi ci proviamo. Loro li vogliono, avanza offerta, va benissimo. Tavernier, signori, ce lo siamo tolti, non vi dico da dove, però è la verità, io lo stimo tantissimo come calciatore nella realtà, lo sapete, lo apprezzo, ho avuto il piacere di commentarlo anche in real life, però, Tavernier su FIFA, no, anche no, cara Electronic Arts, miglioriamolo, anche i mezzi giocatori, non dobbiamo fare forte soltanto Mbappé. Eccolo qui, con il suo procuratore, vuole un ruolo sporadico, io direi che in realtà gli darò un ruolo importante, perché è quello che serve a noi. Proporrei un contratto di 4 anni, è un 21enne, anche se ripeto a noi serve semplicemente un contratto di 6 mesi da qui alla fine della stagione. Ignorerei la clausola, e qui casca l'asino, lui prende 18.000 a settimana.
Io direi che possiamo, perché no, offrire 20.000, giusto per arrotondare leggermente, ma se prende 18.000 lì, prende 18.000 anche qui. Vediamo un po' cosa dicono. È ridicolo. No, no, come? Che vuol dire questa cosa? Che vuol dire questa cosa? Perché ogni volta dovete rispondere in questo modo? Mi dici no, io alzo la trattativa. Non che mi fai perdere tempo. Alzo l'offerta, non la trattativa. E quindi ci dicono no nuovamente. Questo significa che abbiamo sì fatto un passo in avanti, ma inutile, perché dovremo poi ritrattare con il club tra qualche giorno. Intanto avanziamo il calendario, perché dobbiamo affrontare il Borussia Dortmund in uno scontro diretto, perché la squadra di Umberto Landi ci è 4 punti sotto in classifica e proverà, come all'andata, a batterci, visto che l'abbiamo affrontata soltanto qualche settimana fa. E apriamo un episodio che vi faccio vedere al volo rapidamente, insomma, come sarà strutturato. Prima il Dortmund per chiudere gennaio, quindi per forza di cose prima del 31 bisogna prendere Amian. Poi Liverpool e Real Madrid, quindi anche oggi 3 partite, motivo che è lo stesso dell'ultima volta, non sto ancora al 100% con la voce, però in settimana proverò a far uscire un altro episodio, anche perché ormai è una serie che ci stiamo portando avanti da un po', giustamente, che ci sta facendo divertire, ma che dobbiamo chiudere prima o poi. Detto questo, apriamolo l'episodio, andiamo alla Signal Iduna Park e giochiamo contro il Dortmund. È sempre uno spettacolo il muro giallo, è sempre uno spettacolo questo stadio che noi conosciamo bene, visto che ci siamo divertiti con il Borussia Dortmund su FIFA 19 in una carriera che mi auguro abbiate seguito un po' tutti, perché meritava. Oggi il Dortmund però è un nostro avversario pericoloso, visto che all'andata abbiamo perso malamente, però è anche un avversario che dobbiamo cercare di battere per dare continuità a dei risultati strapositivi dell'ultimo periodo. L'unica sconfitta nell'ultimo mese praticamente è arrivata in Coppa contro l'Inter, 2-1 e fuori dall'FA Cup. E allora leggiamo anche quelle che sono le scelte degli allenatori. Szczęsny tra i pali per il Dortmund con Hakimi, Hummels, Skriniar e Alfonso Davies in difesa, con Delaney e Chan a centrocampo, Pogba, Brandt ed Eden Hazard alle spalle di Thorgan Hazard, che giocherà praticamente da falso 9, anche perché è un nanetto lì davanti, riposa Lautaro Martinez. Queste dunque le figurine schierate da Umberto Landi. Vediamo invece come risponde la nostra di squadra, i Rangers di Federico Marconi, che devono fare a meno di Kimpembe e Koundé per il momento. Quindi c'è un centrale adattato che è il dottor Borna Barisic in maglia 31. Per il resto l'11 è pressoché lo stesso, con Dybala sempre confermato da titolare, con Insigne pronto a subentrare, dietro a Gnabry e Kun, tutto pronto per partire, con lo sguardo concentrato di uno dei fratelli Hazard, quello un po' più noto dei due. L'altro batte e allora si comincia con questo nuovo episodio. Mettetevi comodi e godetevelo. Brandt vuole prendere metri e li prende su Barisic, poi dentro da Thorgan Hazard, in area, destro con Buffon che si distende e riparte da dove aveva salutato nello scorso episodio Gigi, parando di tutto. Quindi Dybala, va dentro il Kun, il tocco è per Gnabry, arriva ancora il 10 a rimorchio, servito, zona tiro, calcia con Szczęsny che si allunga e mette in calcio d'angolo. Szczęsny e Buffon protagonisti in questo avvio. Va dentro Agüero, Gnabry aspetta rinforzi, lascia Daribo, dentro ancora dall'11, poi Agüero prova a calciare, non riesce però a far arrivare la pallone in porta, e quindi la Dortmund vorrebbe uscire sulla pressione di Gnabry che dà fastidio, alla fine sbagliano, e quindi Daribo dal Kun col tacco per Gnabry fino in fondo. Gnabry sul fondo, grande azione dei Rangers, l'ennesima, stavolta sul recupero palla offensivo. Calcia malissimo però, non può crossare e torna da Hakimi. Doppio passo del 5, crosserà lui, ci pensa e ci ripensa. Poi Brandt ce l'ha sul destro, inserimento di Delaney che cerca un appoggio, trova ancora Brandt, Dybala su di lui, tocca per Hazard che vuole girarsi, prende il palo. Che grande giocatore Hazard, aveva creato l'occasione per l'1-0. Per fortuna dei Rangers ha preso il palo, che chiude un primo tempo combattuto, pieno di occasioni, che sicuramente avrebbe dovuto mostrarci qualche gol. Salta netto Tierney, è andato Hakimi come un treno, al centro soltanto Hazard. Hakimi prende il fondo, cerca di sterzare, poi ricomincia da Imre Can che può andare anche al tiro, non lo prova. Pogba ha lo spazio per calciare, Buffon dice di no con un intervento decisivo in un momento decisivo. Brandt si gira su Vidal, lascia Delaney
dentro Lautaro, attenzione a Delaney, fino in fondo, gran gol di Tomas Delaney, 1-0 per il Dortmund, l'uomo che in passato ci ha fatto divertire e godere, oggi ci fa uno scherzetto, a 20 dalla fine segna un grandissimo gol, Ndombele però, Eden Hazard, Dortmund che dopo il gol ha decisamente migliorato il suo modo di giocare, e adesso è difficile per noi marcare anche la metà campo. Qui Julian Brandt imbuca il pallone e il Dortmund vince la partita col gol di Lautaro Martinez. Detto fatto, fotocopia della partita d'andata. Anche lì noi eravamo sul pezzo, gol che sono arrivati un po' prima ma che comunque ci hanno tagliato le gambe. 2-0 per il Dortmund. Ancora sul 28, va da solo, non lo marcano, quindi sterza, Tierney fino in fondo, bene per Insigne che segna il gol della bandiera al 91esimo. Peccato che il gol sia arrivato soltanto adesso, perché altrimenti avremmo sognato anche una rimonta. Gol di Insigne e 2-1. E come prevedibile non c'è nemmeno il tempo di sognare una rimonta. Finisce 2-1 per comunque una grande squadra, perché quando sai soffrire ti salvi e poi sei cinica nel secondo tempo, crescendo, anche migliorando la tua prestazione, meriti di essere ritenuta una grande squadra. Complimenti ad Umberto perché ha costruito veramente un club importante, ambizioso, anche se poi mentre il pallone fluttua ogni tanto come sempre, anche se poi la classifica non è generosissima con questo Borussia Dortmund, che adesso sì ci è a meno 1 ma è comunque a metà classifica, quindi questo è. Voltiamo pagina, pensiamo a Liverpool, Liverpool che ha perso 2-0 contro il Napoli. Questo conta poco, perché poi ogni partita è a sé. Noi, ripeto, giocheremo contro una grandissima squadra anche adesso, perché il Liverpool abbiamo affrontato due volte in stagione, ravvicinate tra l'altro, perché se vi ricordate giocammo contro i Reds in Supercoppa Europea perdendo, e poi in campionato tre giorni dopo pareggiando con un gol bellissimo, pallonetto di Pellegrini. Detto questo, proviamo a prendere Amian perché sta finendo il calciomercato, e poi concentriamoci sulla sfida di Anfield. Ok, siamo esattamente nella stessa situazione di prima, ho trattato esattamente nello stesso modo di prima con il club, quindi il buon Tavernier più un conguaglio di 4,9 milioni di euro, e adesso proviamo a prendere questo terzino, Jolly, difensore centrale, insomma anche cameriere del club, visto che siamo in un ristorante, c'è concentrazione. Partiamo, giocatore importante, fin qui eravamo tutti d'accordo. 4 anni, stavolta ce li chiede lui, quindi siamo contentissimi, così come che a lui non interessi una clausola rescissoria. Parliamo di soldi, e stavolta sono loro che fanno le richieste, mi sembrano un po' altine, sai, prendi due spicci al Tolosa, io capisco che sia il Tolosa, ma non te ne approfittare. Quindi, allora, controfferta, rimuovi bonus, modifica stipendio di 44 a settimana, va bene, anzi no, te lo abbasso a 40, così tanto per non saperne leggere né scrivere, 400.000 te li do di bonus, tanto a me cambia poco, non sono soldi miei, 6 mesi di contratto abbiamo finito, tu hai accettato e quindi benvenuto Kelvin. Dobbiamo vendicare la sconfitta contro il Dortmund, ma soprattutto dobbiamo continuare la risalita in classifica. In quella zona del campo, poi Insigne che prende molto campo a Milner, è partito il 24, a rimorchio c'è Vidal, Insigne in percussione fino in fondo in area, al centro con Matip che salva tutto, poi insiste la nostra squadra con Aribo in zona Guero, limite destro deviato da Henderson. Silva riapre sempre sul versante di sinistra con Alaba che fa venire il mal di testa a Semedo, arriva poi il cross, Buffon in difficoltà e Milner sul fondo. Grande occasione per il Liverpool al quarto d'ora, che può trasformare l'azione in offensiva con Silva. Torna su di lui Koundé, arriva un buon cross e la casetta si era mangiato Van Dijk, non ha però trovato la porta. Aribo rioffre a Semedo, posizione regolare, arriva il cross, è solo Vidal, Castils e poi Matip. Qui forse poteva far di più Arturo, almeno angolare quel colpo di testa. Da Sancho,
Occhio al gioco di gambe, Vidal ha chiuso, Van Dijk malissimo, Milinkovic per la casette, Buffon! E qui ce lo facevamo da soli. E non sarebbe stata la prima volta in stagione. Fortunatamente Gigi e quindi Pellegrini. Contropiede, Gnabry la gira per Insigne. Parte pure Agüero tra le linee. Vuole mangiarsi in velocità Ramos che sta tornando. E allora il destro con Castils che si allunga e mette in angolo. Va pure Vidal nello spazio. C'è Agüero dentro, visto e servito. Palla forse un po' lunga, ci è arrivato il Kun. E intervento da ultimo uomo. Vediamo sanzionato come. Semplice calcio di punizione. Vabbè, vabbè. Posizione comunque invitantissima. Andrà Agüero. Parte con il destro sulla traversa. Potentissimo il Kun. Che grande calcio di punizione da rivedere. Palla che passa sopra la testa di Sancho. Si allunga Castils che non ci arriva mai. Palla sulla traversa per Jordan Henderson, bravissimo Semedo. Dobbiamo ripartire noi questa volta. Ci proviamo con Vidal, da Gnabry, dentro ancora per il cileno che ha preso il tempo e può puntare Castils. Vicino il Kun, arriva il pallone per Agüero che mette dentro in posizione regolare. 1-0 per i Rangers. Li puniamo in contropiede, come hanno provato a punirci noi da inizio partita. Come hanno provato a punirci loro da inizio partita. Vidal per Agüero che segna un altro gol pesante dopo i due al Napoli. 1-0 Rangers ad Anfield. Altra uscita con Aribo. Vidal dalla parte opposta. Aribo si allunga il pallone a Spiliquetelli. È entrato da poco al posto di Sergio Ramos. E poi palla verticale per Milinkovic Savic che è completamente solo e punta a Buffon. 1-1. Impassibile e freddo il centrocampista del Liverpool che batte sul suo palo Buffon, poi va dritto sparato ad abbracciare Jurgen Klopp. 1-1 a 25 dal 90esimo. La porta a spasso il 7, apre per Semedo, subito dentro da Aribo. Parte Agüero, Aribo al limite, c'è anche Gnabry in area, è solo Castils sul suo destro. Le sue finte, Tierney però dorme. E allora Sancho al cross deviato, c'è Vidal che deve proteggere, protegge bene, poi Pellegrini allontana dove c'è solo Henderson però. Quindi Sancho cerca lo spazio per il tiro, ma il Liverpool è poco freddo qui e quindi Gnabry per il contropiede si mette in proprio. Va Gnabry, stile derby, è partito l'11 con un compagno in mezzo, Gnabry fino in fondo, Gnabry, Castils, poi Agüero! Sempre in posizione regolare, sembrava di no, dal tipo di esultanza. 2-1, la doppietta del Kun. Gnabry ad illuminare, Agüero a finalizzare in mezzo. Un miracolo di Castils, ma 2-1 Rangers. Poi Sancho ancora a raccogliere, Tierney su di lui, non gli ha fatto vedere un pallone, l'arbitro fischia. 3 volte, 2 gol dei Rangers contro 1 del Liverpool. Questo l'esito di Anfield, mano che si danno Marconi e Klopp, ma abbiamo vinto noi, loro in Supercoppa, poi il pari di Ibrox e adesso ad Anfield. Ci togliamo una grande soddisfazione anche perché battiamo una delle candidate ad arrivare fino in fondo in zona alta della classifica e soprattutto mettiamo in tasca 3 punti pesanti per come sono arrivati, ma in generale per il momento della stagione, perché si stanno togliendo punti un po' tutte quelle lì sopra. Vincere così di carattere è importante a prescindere, farlo, ripeto, in questo momento è fondamentale. E quindi affronteremo un Real Madrid che ha dilagato contro l'Inter, Real battuto da noi per 3-1, era la partita d'esordio all'andata al Bernabeu. Adesso ce la giocheremo ad Ibrox per chiudere sperando col sorriso, come dico sempre, l'episodio. Per il momento siamo sempre 8ti, a meno 1 dal 7° posto. Tra l'altro, prima di giocare contro il Real Madrid, a suon di gol e di doppiette, ne ha fatte 2 nelle ultime 3 partite, il Kun arriva a 12 gol, che sono 5 in meno di Neymar, che sembra ancora lontanissimo. Però è anche vero che la stagione è lunga, quindi vediamo se il nostro attaccante riuscirà a segnare ancora contro il Real Madrid e poi a regalarsi una scarpa d'oro virtuale in questo finale di stagione. Poi torna da Witzel che apre dalla parte opposta dove sale Mané. Scambia con Grimaldo, occhio a Mané che sterza e mette dentro Van Dijk, poi Pellegrini si gira e trova Aribo per la ripartenza dei Rangers. Siamo in 4, sta andando Gnabry, anche Agüero. Aribo si mette in proprio, rincorso da Grimaldo, arriva addirittura in area, poi all'indietro per Vidal che spacca la traversa e Aouar allontana la minaccia. Grande chance per i Rangers. Vini,
Entro Agüero, Pellegrini aspetta, poi va dal Kun che si gira col destro e Keylor Navas deve allungarsi e mettere in calcio d'angolo. Destro di Vidal verso Van Dijk che prolunga sul secondo e Keylor Navas su Koundé. Parte sempre Vidal, sempre per Van Dijk che questa volta la prende e la mette in porta. Il gol del capitano, il primo in stagione, e poi l'esultanza con Paulo Dybala. Al quarto d'ora esplode Ibrox perché ha segnato Van Dijk. Adesso sta crescendo il Real Madrid sui nervi dopo il gol di Van Dijk. C'è War al cross per Firmino, messo fuori, Vidal non bene, Witzel fortissimo, butta giù la porta e fa 1-1. Del resto, nel momento migliore del Real Madrid, pareggio meritato. Arriva il cross di Aguar con Koundé che mette fuori. Grimaldo all'indietro, Icardi a lottare con Vidal, c'è ancora Witzel, Icardi! 2-1 per il Real Madrid. Situazione ribaltata di Ibrox. Stavolta fa l'assist Witzel e fa un gran gol Maurizio Icardi. 2-1 al tramonto del primo tempo. Mantiene il possesso Mané, Witzel, Icardi, occhio al tocco per Mané, a giro Buffon! Avrebbe segnato un gol bellissimo Mané. Buffon perfetto, tiene vivo il suo club. Destro di Aouar verso Rudiger, pallone che rimane lì. Ci salviamo, due volte Vidal, insiste Mané, palo! E poi Tierney, momento difficilissimo per i Rangers. Parte Tierney a sinistra, il tocco è per il Kun che gira bene a memoria per Insigne. Siamo in due perché c'è anche Kent, ma Insigne è partito da solo in area. Insigne morbido, trova il gol del 2-2 nel momento peggiore della sua squadra. In contropiede il Real si apre e noi ringraziamo. Parità e 25 minuti per completare la rimonta. Asensio sempre su Grimaldo che però è mancino, crossa comunque con il destro per Witzel e Van Dijk si immola. Calcio d'angolo Real. Si soffre ancora, c'è Kent profondo, Insigne può aprire perché c'è Amian a destra, dentro da Kent, poi Amian riparte, Kent difende, gira su Aribo, Agüero arriva dentro, è solo il Kun, calcia in porta e spacca il palo, arriva Agi, 3-2, Agi, remontata dei Rangers, esplode ancora Ibrox, è successo di tutto in questa azione, 13 al 90esimo, rimettiamo la testa avanti. Come all'andata segna Agi, secondo gol in campionato. Paulinho a lanciare stavolta benissimo. Mariano è partito in posizione regolare. Diaz in area, torna Van Dijk, torna il capitano e ripartono i Rangers. La porta addirittura in contropiede il 4 da solo. Aspetta un compagno che però non c'è e quindi si mette in proprio sempre Van Dijk, poi si ferma. C'è Aribo da servire, c'è quello dentro, arriva pure Insigne vicino, tocco nello spazio per Insigne! 4-2! Finisce così! Vincono ancora i Rangers, doppietta di Insigne e punto esclamativo per una partita divertentissima che ci fa sorridere e così ci piace anche di più. Adesso solo recupero e sarà di 3 minuti. Sbaglia il controllo Cancelo, gliela porta via Agüero, non ci fermiamo più, va dentro Kent, lo vede il Kun, lo serve in area, Kent! Kent! Per il 5-2! Umiliazione al Real Madrid! 5-2! Incredibile come una partita cambi da un momento all'altro, perché nel primo quarto d'ora, forse anche nei primi 20 minuti del secondo tempo, non abbiamo superato la nostra tre quarti campo. Il Real Madrid ci ha messo in difficoltà, Buffon ha fatto di tutto, ha preso di tutto e poi finisce 5-2 perché il calcio ogni tanto dà ragione anche ai Rangers, al contrario di quello che troppo spesso è successo nel girone d'andata. 5-2, seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Liverpool, anche oggi di carattere, e allora regaliamoci una classifica che spero stia dando dei verdetti sempre più belli. Vediamo. Dunque, non sono cambiate le posizioni, sono cambiati i punti però, perché se a inizio episodio eravamo, vado a memoria, a 5 punti dal quinto posto, oggi siamo a 2. 2 punti dal Liverpool, 4 dalla Lazio che è quarta. E che bello, che bello. La Roma non la guardo neanche, siamo 20 punti sotto, i giallorossi vincono sempre contro tutti, hanno battuto anche il Liverpool nell'ultima giornata.
Però al quarto posto possiamo arrivarci, secondo me. Forse anche qualcosina di più. Vediamo. In realtà siamo a 8 punti dal secondo e a 20 dal primo. Quindi c'è una disparità importante tra la Roma e tutte le altre. Grazie per aver seguito anche questo episodio. Commentate qui sotto con hashtag Scorpione. Non so, l'ho visto lì. Ma giusto per capire se siete arrivati a questo momento del video, poi lasciate un like per supportare la serie. Iscrivetevi al canale se non lo siete già. Seguitemi su Instagram e date un'occhiata a tutti gli altri video che trovate proprio su questo canale. In attesa di nuovi, perché io oggi sto a pezzi, non riesco a muovere le braccia più di così, perché ho fatto dorsali in palestra. Voi direte: che ce frega a noi? No, è interessante invece, perché prossima settimana, su Instagram vi dirò il giorno preciso, uscirà un video in cui mi sono allenato con il mio coach. E sarà un video penitenza, una sfida, un quiz. Scoprirete tutto nei prossimi giorni. Qualcosa insomma di nuovo e di diverso, comunque, dai video che state vedendo e che siete abituati a vedere. Detto questo però vi saluto. Un bacione, never give up e bella regà. Che dolore la spalla.